Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere una Opel Astra del 2019 in versione business. Faremo una panoramica esterna e poi panoramica interna e prova su strada. Proiettiamo i con luci diurne a LED e luci bianche alogene, fendinebbia e sensore di parcheggio anteriori. Cerchi in lega del 16. Argento metallizzato, barre sul tetto, sensore di parcheggio anche sul posteriore. Faccio vedere qui. Carrozzeria in ordine, igienizzazione fatta, viene consegnata anche tagliandata, quindi non dovete fargli nulla. Vi faccio vedere anche gli interni. Troviamo i vetri elettrici anteriori e posteriori, regolazione elettronica degli specchietti retrovisori, interno un tessuto grigio scuro, regolazione elettronica della seduta sulla parte chiaramente delle gambe. Qui troviamo il bracciolo centrale con dentro anche l'USB che ci permette di collegare il telefono con l'Android Auto sullo schermo, dove troviamo comunque una radio touchscreen con il sistema di navigazione attivo. Il CarPlay Android, come vi ho detto poco fa, è attivo anche lui, basta solo collegare il telefono tramite cavo. Climatizzatore elettronico manuale, cambio automatico a 6 rapporti. Comandi al volante attivo con Bluetooth attivo comando vocale. Poi troviamo anche il sensore crepuscolare e il sensore dei tergi. Tergi qua è il crepuscolare con l'accensione automatica dei fari su questa parte qua a sinistra. Cruise control e limitatore di velocità. E poi troviamo sempre il menu di bordo sul computerino centrale del monitor che vi permette di avere dei dati del veicolo. È ottima anche la capienza del bagagliaio, quindi qua potete caricare tranquillamente. Qui c'è anche la possibilità di disattivare l'airbag passeggero. Comunque non so se si vede dal video, ma penso di sì. Gli interni sono stati tenuti molto bene. Vedete anche le cuciture, non sono rovinate, tutto bello in ordine. La macchina comunque certificata. Anche le cuciture logicamente del lato guida, come potete vedere, non ci sono rovinature. Adesso facciamo anche una prova su strada. Dunque, allora facciamo la prova su strada di questa vettura. Partiamo come sempre dall'interno dell'autosalone. Non riuscite a vederli, ma immagino che li sentite. Sensori davanti e dietro.
2019 immatricolazione, Euro 6 di tempo, motore 1006 da 136 cavalli con 4 cilindri in linea, è una percorrenza di 118.000 km. È una vettura questa in allestimento business, c'è su i sensori di parcheggio davanti e dietro, la regolazione elettronica degli specchietti esterni, non ha l'abbattimento automatico, i comandi attivi sono al volante, sono tutti attivi, quindi Bluetooth, comando vocale, cruise control, limitatore di velocità, ha il sensore crepuscolare, il sensore, sensore pioggia, il sistema di navigazione attivo con la possibilità di collegare il telefono via cavo e proiettare le web app sul monitor, quindi anche l'Android Auto, le applicazioni compatibili. Io ho collegato il mio telefono e potete tranquillamente vedere le applicazioni, quindi come Spotify piuttosto che WhatsApp, apps direttamente, quindi al posto del navigatore del veicolo, per avere sempre tutto online in tempo reale. Climatizzatore elettronico è un semiautomatico, chiaramente, perché dovete comunque regolare voi la temperatura. È una macchina comunque tutta certificata, abbiamo la cronologia Tagliandi dal primo service fino all'ultimo che ha fatto, e poi tra le altre cose l'ultimo service alla fine l'abbiamo fatto noi, perché abbiamo già fatto il Tagliando, che ve lo omaggiamo nel prezzo, in modo tale che non dovete fargli niente. Vettura anche essendo aziendale c'è anche l'IVA esposta, quindi se avete agevolazione IVA piuttosto che magari dovete intestare all'azienda, potete farlo tranquillamente con lo scorporo dell'IVA in base di azienda, in base a quello che dirà il commercialista nel caso. Su strada questa è una macchina che va molto bene, i consumi medi parliamo di un 20 km a litro, rumorosità posso dire che è una macchina comunque abbastanza insonorizzata, nel senso che su una velocità di 70-80 km/h si sente leggermente il motore, chiaramente perché è un diesel, però a livello di insonorizzazione devo dire che è di qualità, non c'è da lamentarsi. Poi sono ottime anche le capacità di carico del vano bagagliaio. Per una famiglia diciamo che questa tipologia di macchina qua è ottima. È molto interessante anche il prezzo, quindi andate a vederlo sul nostro sito internet, perché c'è una scontistica. Poi sul sito ufficiale, su ranghettiauto.com, trovate tutte le informazioni complete del veicolo. Mi piace sempre ricordarlo in tutti i nostri video. Numero di targa, numero di telaio, trovate tutto. Se avete bisogno comunque di qualsiasi informazione aggiuntiva, ci sono i nostri recapiti telefonici, trovate me o trovate Claudio, basta chiamare, vi diamo tutte le informazioni che vi servono. C'è anche la possibilità del sequenziale, potete cambiare voi le marce. Io sono abituato solitamente a utilizzarlo quando vado in montagna con l'automatico, a usare il sequenziale, se no lo lasciate tranquillamente in D e fa tutto lei. Poi
ricordo che possiamo sempre farvi un preventivo di finanziamento qualora voi lo richiedaste. Bene, allora io direi che per questo video è tutto, un po' di informazioni tecniche ve le ho date, un po' di una panoramica l'abbiamo fatta, torno a dire che se avete comunque qualsiasi domanda da fare chiamateci, noi siamo sempre disponibili e vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!